Sono passati quasi 15 anni. Era l'11 dicembre 2006 e nella corte di Via Diaz, a Erba, vennero uccise 4 persone. Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk, sua mamma Paola Galli e la signora Valeria Cherubini, che abitava nella mansarda del palazzo. Solo per un caso si salverà Mario Frigerio, marito di Valeria, sgozzato ma non in maniera letale. L'appartamento fu poi dato alle fiamme e quando arrivarono i primi soccorsi, che pensavano un semplice incendio, degli assassini non c'era più traccia. Come noto, per quella strage, definita la più atroce impresa criminale della storia della Repubblica, sono stati condannati all'ergastolo Olindo Romano e sua moglie Rosa Bazzi, lui spazzino, lei casalinga analfabeta che si arrangiava facendo talvolta le pulizie. A portarli per sempre dietro le sbarre sono stati 3 elementi. Il primo è la testimonianza del superstite Mario Frigerio, che ha individuato in Olindo il suo aggressore. Il secondo è una macchia di DNA di una vittima rinvenuta sul battitacco della Seat dei coniugi. Il terzo è rappresentato dalle confessioni di Olinda Rosa, poi ritrattate invano. Dovrebbe essere tutto chiaro, lampante, ma non è così. In carcere, da quasi 15 anni, ci sono 2 innocenti. Io sono Edoardo Montolli e con Felice Manti ho iniziato a raccontare le cose che non tornavano in questa vicenda nel novembre 2007 su Il Giornale. Insieme abbiamo scritto un libro, lo stesso che dà il nome a questo podcast, Il Grande Abbaglio, uscito nel febbraio del 2008, quando era appena cominciato il primo processo contro la coppia. Dentro al volume c'erano solo alcune delle cose che avevamo scoperto fino ad allora. Ad esempio, era stato detto per un anno che il testimone Mario Frigerio aveva riconosciuto subito in Olindo il suo aggressore, ma non era vero. Era stato detto per un anno che le confessioni di Olinda Rosa erano precise, concordanti e sovrapponibili, ma non era vero. Era stato detto per un anno che le indagini erano state dettagliatissime, ma non era vero. Era stato detto per un anno che la macchia di DNA sulla Seat della coppia ce l'avevano portata per forza gli imputati, ma non era vero. Era stato detto per un anno che tutte le piste alternative erano state vagliate, ma non è vero nemmeno questo. Era tutto lì, nero su bianco, nei documenti dell'accusa e non, si badi bene, della difesa. Perché scrivere Il Grande Abbaglio? L'abbiamo fatto per smentire le miriadi di leggende che si erano narrate sulla vicenda, alcune delle quali resistono ancora oggi. Leggende nelle quali Olindo e Rosa diventavano, a seconda delle esigenze, ora strateghi diabolici, in grado di compiere un massacro in una manciata di minuti, rendersi invisibili, cancellare ogni loro traccia e prendersi gioco delle intercettazioni, ora 2 inetti decerebrati che al momento di confessare chiedevano ai magistrati se fosse giusta la loro ricostruzione o di aggiustarla come meglio ritenessero opportuno. A un certo punto Olindo, stanco di sbagliare, dirà al PM: metta quello che vuole. Negli anni successivi abbiamo scoperto diverse altre cose. Ne ho scritto a lungo sul settimanale Oggi, ma è solo quando ne abbiamo potuto parlare alla trasmissione Le Iene che l'opinione pubblica si è accorta che in questa storia non torna nulla. Per chi volesse approfondire questi dettagli, abbiamo pubblicato un'edizione aggiornata del Grande Abbaglio. All'interno troverete non solo le cose che la stampa non vi ha mai raccontato, ma anche alcuni episodi inquietanti successivi alla condanna di Olinda Rosa. In questa prima puntata vi faremo ascoltare invece audio del tutto inediti, direttamente dalla voce dei protagonisti. Parliamo dell'ultimo mese da liberi di Olindo e Rosa, quando furono intercettati dai carabinieri in casa e in auto, e loro erano soltanto dei sospettati.
Ciò che ascolterete è davvero sintomatico di che cosa sia stata questa inchiesta giudiziaria. Ma partiamo da quanto disse in aula, nel corso del processo di Como, il pubblico ministero Massimo Astori. Alla Corte d'Assise il magistrato dice che mentre in tutta Italia si parlava della strage, in casa degli imputati si stava zitti, non una parola sulle vittime, non una parola su ciò che era accaduto. Ascoltate bene, perché questo particolare sarà messo anche nero su bianco in sentenza come indizio della colpevolezza dei coniugi. Munitevi di cuffie. Nessuna discussione lì a pochi metri dal luogo del delitto. Non una parola, non una domanda. Lì regnava il silenzio, fuori di ascolto come in pochi, poche parole, qualche canzoncina, numerose rotazioni, qualche risata. Ma niente su per tagliare la ferma, niente su per riparla, niente su per rubini d'aereo, niente su per genio mario, sul sopravvissuto, niente sul bambino. Solo che quanto sostiene il pubblico ministero non è vero, non è vero per nulla. E lui è tenuto a saperlo, perché appunto Lindo e Rosa erano intercettati dalla notte stessa della strage e il magistrato dovrebbe aver ascoltato ciò che veniva detto in quella casa. Quella che segue è ad esempio l'intercettazione numero 3 delle 17.12 del 12 dicembre 2006, il giorno successivo alla mattanza. Rosa parla con un'amica dell'accaduto, è ancora sotto shock per la lunghissima notte passata rispondendo alle domande dei carabinieri e spiega le sue paure per il proprio appartamento quando ha visto l'incendio, ignorando che ci fossero stati degli omicidi. Io sono arrivata con una cosa, sì, i tuoi piedi si sono spaventati quando mi hanno visto, perché l'ho occhi aperti, io la mia paura, perché ho visto pompieri, fumo, fiamme che uscivano, ho pensato, il camper da casa, il camper, sai che mi sono spaventata, perché c'è dentro la bombola, una bombola di quelli lì, non è di quelli grossi, che fa cose, e io ho pensato tutto, ho pensato. Allora siamo arrivati e abbiamo detto che stavamo qui, e hanno avuto le chiavi, sono stati i primi pompieri, c'erano poi arriva anche Olindo. Sono arrivati i pompieri, io non ho capito come hanno fatto. C'è un interruttore solo. Siamo andati a Como, siamo tornati indietro, sto raccontando. Siamo tornati indietro e il figlio dell'avvocato Mariani gli ha chiesto. No, gli ha detto. No, perché non ci ha fatto entrare, l'ha fatto entrare. E il figlio della Patrizia, e cioè, ma proprio così fa, ma non sapete cosa è successo alla castagna? E io gli faccio, no, non so che cosa è successo, però io non lo guardavo, io mi sono spaccata al figlio dell'avvocato perché io ho pensato alla casa, io ho pensato. Ecco, io non ho pensato niente d'altro. Dopo siamo arrivati qui, sono entrati lui e il pompiere a guardare la casa, il fumo così, e sono uscita subito l'avvocatessa e mi ha detto che ci sono quattro morti e un marito è ferito. Ma nessuno ha visto niente? Di quattro. Nessuno. Si va avanti ancora così per un bel pezzo. L'amica chiede soprattutto a Rosa delle numerose domande fatte dai carabinieri e ai coniugi, interrogati fino a notte fonda. Poi però succede un fatto davvero strano. Le intercettazioni di Olinda e Rosa spariscono infatti dalle 20.51 di quella stessa sera fino alle 12.10 del 16 dicembre. In sostanza i carabinieri non hanno allegato gli audio di ben 4 giorni registrati in quella casa, giorni in teoria decisivi per le indagini, perché immediatamente successivi alla strage. Impossibile che i militari non se ne siano accorti. E non è che hanno fatto un verbale per giustificare questa assenza.
Perché, per essere molto chiari, le microspie si sarebbero dovute attivare anche soltanto aprendo un rubinetto, pure se Olindo e Rosa fossero stati zitti. E invece agli atti, per quei 4 giorni, non c'è un solo audio e non c'è alcun brogliaccio. Il motivo? Nessuno lo sa. Il pubblico ministero, però, è tenuto a sapere che se in quei giorni non sente parlare i coniugi è solo perché negli atti i carabinieri non hanno inserito gli audio e non perché Olindo e Rosa non abbiano fatto cenno alla strage. Ma andiamo avanti, perché appunto, non appena gli audio riaffiorano, ecco che la coppia parla e come della strage. E ascoltate cosa dice ad esempio Olindo a Pietro Ramon, il figlio del vicino di casa sordo di Raffaella Castagna, quando si augura che il sopravvissuto Mario Frigerio si svegli e porti ai colpevoli. È la mattina del 17 dicembre 2006. Sono stati qui anche ieri a chiedere, avrei passato ancora tutti a chiedere se hanno visto qualche cosa. Sì. Se non si sveglia fuori quello che ha veramente ferito, che lui ha visto, lui ha visto qualche cosa, se era lì. Ecco, bisogna aspettare che si riprende lui, no? Allora forse riescono a arrivare a capo di qualche cosa, ma se no non penso. E questo è un primo passaggio. Ma sentite cosa dice Olindo a Rosa quando la moglie spiega che qualcuno sostiene di aver visto ad Erba Azuz, che in realtà era in Tunisia. Ma se no non penso. Lui dice lui. Scusa, perché Margherita, se lei l'ha visto sotto il portici due. Ma no, ognuno. Quello dalla parte di là. Ognuno dice no. Cioè, il tunisino che dicono che era già più là, ma quella là dice che l'ha visto sabato sotto i portici, però sai com'è. E non è uno solo, l'hanno detto. Va bene, ma... Ma ognuno dice la sua, vedi uno che passa che gli assomiglia, in quel momento lì ti sembra di vedere lui, ma che prima di dire una cosa così devi essere sicuro, cioè non è che tu dici e io ho visto passare lui e poi dopo magari uno dice no, però mi sono sbagliato, però... Già, bisogna essere sicuri prima di accusare qualcuno. Olindo è convinto che funzioni così, che non si possa puntare ingiustamente l'indice su nessuno, nemmeno su Azuz, con cui più volte aveva litigato per questioni condominiali. Poi naturalmente con Ramon si fanno tante ipotesi, almeno sull'orario dell'accaduto e su chi possa aver sentito qualcosa. Ma il particolare più interessante, ricordatevelo bene perché nelle prossime puntate sarà molto utile, è quanto racconta Pietro Ramon sul fatto di aver sentito che le persiane di Casa Castagna la sera della strage fossero chiuse. Io ho finito mio papà. Il camion bianco non c'era perché mio papà era già qualche giorno che non c'era. Vero. Il panda nero della madre non c'era. Per cui non erano ancora lì. Quando siamo usciti, mi hanno dato via alle 7:10 al massimo. Noi siamo andati via prima delle 8, però macchine non c'erano. Poi mi hanno chiesto, c'era casino che si sentiva rumore, cioè, no? Noi siamo usciti, non si sentiva rumore, e macchine non c'erano, non si sentiva rumore. Cioè tu non puoi essere lì con il braccio, guardare l'ora. Molto probabilmente saranno le ragazze. Perché poi quella della casettina non c'era neanche lei. Qualche ricerca. Questa qui non era su di sopra, non ha sentito niente, ha visto la ragazza su di sopra. Mi dicevo con la ragazza su di sopra, si ha detto che non ha sentito niente, ha detto che ha visto un corpo lampeggiante, che ha portato la tenda, ma ha detto che era un giorno. Adesso quelli che abitano là di sotto, non so perché non, ma penso che non ha sentito niente neanche loro, che loro sono proprio sotto sotto, perché se non ha sentito niente loro che sono sotto sotto, quelli più lontano logicamente sentono ancora niente. Adesso ho sentito una nuova al bar, che quelli di fronte, di là, loro notavano che ogni sera le persiane erano aperte, lunedì sera erano chiuse. Erano chiuse. Lo stesso giorno, un po' più tardi, Olindo e Rosa parlano della strage con Daniela Messina, ex residente nella corte di Via Diaz. Un dialogo lungo, in cui vengono formulate tante ipotesi. Poi Olindo e Rosa restano finalmente da soli.
Olindo liquida le ipotesi come pettegolezzi e Rosa gli riferisce le voci che girano, che Frigerio si sia svegliato e non solo. Discutono anche delle voci che girano sull'assassino, che si sarebbe fatto la doccia in casa di Raffaella, ma le loro non sembrano affatto le parole di chi ha ucciso e ha paura di finire in carcere. Ascoltiamo. Ecco, e hanno detto che invece il Frigerio hanno preso l'avvocato perché è stato fisso, però lui si sta riprendendo, ha detto che ha già aperto gli occhi, ha già parlato, ha già fatto il disegno della persona. Cioè ha fatto che lui l'ha visto come uomo così. Però il problema è che loro, quella cosa qui loro hanno detto, però ho detto che su altri giornali, che la persona che è stata si è fatta la doccia, si è lavato tutto il caso suo della Raffaella. Si è fatta doccia, si è fatto tutto il caso suo della Raffaella. Perché non ha detto che forse si è fatto si era fatta anche la doccia perché c'era la doccia sporca. E si sono messi a cambiare, si è conosciuto a lei. Però penso che prima hanno fatto fuori quelli di fuori, poi sono entrati in casa. Così? Prima hanno fatto quelli di fuori e poi sono entrati in casa. Perché Frigerio ha detto che gli ha fatto capire i carabinieri che dopo sono entrati in casa. Rosa spiega a quel punto come si sarebbe salvato Frigerio. Perché se il modo come gli hanno fatto del male, hanno detto se quella vena lì era nel punto, perché hanno detto che tutti li hanno fatti così. Tutti li hanno fatto così, perché ha detto che gli hanno preso tutti quella vena. Una malformazione genetica, sì. Come uno che c'è il cuore destro. E ha detto fa, e lui si è salvato per quello. Perché sennò ha detto che non si salvava. Perché ha detto che non è andato del diritto a fare così. Ha detto che è stato del davanti. E ha detto, facendolo dal davanti, ha detto che... come si chiama? Non sono andato in profondità e non gliel'hanno presa. Perché lui ci ha spostato. Sì. Il posto di qui... ci sono tanti, diciamo... diciamo i vivi. Perché se no ha detto che moriva anche lui. Ma è il prossimo passaggio il più interessante, a partire da ciò che Rosa riferisce sulle vittime, sull'appartamento di Raffaella Castagna, un appartamento che evidentemente i due non conoscevano, e su cosa Olindo pensi di Frigerio. E ha detto che la mamma invece non si è appuntita perché ha detto fa proprio... Bruciata. E poi fa solamente un po' il davanti, basta. Si è bruciata. Ha detto che le cenere ci sono, ha detto fa la parte che c'era per terra, però ha detto che pochissimo. Cioè non sanno neanche come si chiama, quanti conti che mi hanno dato la mamma, perché ha detto che non hanno posto, perché c'è il cenere pochissimo, e hanno detto che c'era il gruppo, perché ha detto che è bruciato, perché ha detto che c'era il gruppo, perché il perché, e ha detto che anche sui muri c'era il perché. E se la Daniela saprà bene, perché la Daniela gli aveva spiegato tutto bene come era la casa. Tutto lì? Tutto lì. E l'unica cosa che ha detto che si è ripreso, ha aperto gli occhi e tutto, ha detto fa, non ha altri segni, altri posti, fa un po' la testa picchiata, ma solamente che c'è. Però pensano un altro coltello, perché ha detto
quello che hanno inferto su di loro tagliava di più l'accetta. Invece quello che era lui è un coltello, perché non ha arrivato a quel punto lì. Mi ha detto che un pelo, mi ha detto fa, ma neanche un pelo che non poteva prendere. Poi adesso bisogna vedere cosa si ricorderà lui, perché chissà lo sciopero subito. Sì. Rosy e Olindo parlano insomma tutto il tempo della strage. Lo fanno con empatia verso le vittime, evitando di puntare l'indice contro qualcuno. E questo è solo il primo giorno in cui sono riapparse le loro intercettazioni. In quelli successivi di audio ce ne sono a decine, corrispondenti a ore e ore di colloqui. Parlano della strage con i vicini, con gli amici, con i giornalisti, con i carabinieri che sono sempre fuori di casa. Soprattutto ne parlano quando sono da soli, sempre, e non c'è mai nulla che possa far sospettare di loro. Mai. Ma non è questo il punto. Il punto è che è letteralmente impossibile ascoltare queste intercettazioni e dire che Olindo e Rosa non accennino alla strage o alle vittime, perché praticamente in quella casa è l'unico argomento di discussione. E i loro non sono dialoghi di due colpevoli che cercano di nascondere qualcosa, preoccupati di essere scoperti, ma di due persone impaurite, spaventate per quanto successo e che provano pietà per chi è stato ucciso. Eppure non solo il PM Astori negherà l'evidenza in aula, ma ecco cosa scriverà la Corte d'Assise di Como. Dall'analisi di tutte le conversazioni acquisite in atti, emergeva subito un dato poco congruente. Mentre tutti gli abitanti della corte di Via Diaz di Erba, ancora presidiata dalle forze dell'ordine e letteralmente assaltata dai giornalisti, non facevano altro che interrogarsi sull'accaduto, e mentre la stampa e la televisione, anche nazionale, continuava incessantemente ad occuparsi del caso, Romano Olindo e la moglie, che pure abitano a pochi metri dal luogo della strage, quando erano nel loro appartamento, non accennavano neppure all'argomento. L'unica conclusione possibile è che in realtà la corte d'assise che li ha mandati all'ergastolo non abbia ascoltato alcun audio di Olindo e Rosa. E la prova è ancora nero su bianco nel passaggio successivo della sentenza, in cui viene citata una conversazione che sarebbe avvenuta in casa il 13 dicembre, ma che invece è stata registrata in auto, perché a quella data di audio in casa non ce n'è. E che cosa racconta questa intercettazione? Si tratta in sostanza di un brogliaccio dei carabinieri sulle parole intercettate ma spezzettate di Olindo. Nelle frasi evidenziate in sentenza, Olindo si sarebbe mostrato diffidente verso gli inquirenti e avrebbe smontato il citofono convinto che all'interno ci fossero microspie. Avrebbe detto: adesso provo a svitare il citofono. Il pezzo, vedere di dentro, lì può darsi che qualche cosa, ma dentro in casa non sembra. Ho idea che è proprio quello dentro in casa, però perché lui ha smontato solo la cornetta. Dunque non basta che venga erroneamente scritto che i due non parlassero mai della strage, viene addirittura ventilata una motivazione, ovvero che i coniugi non parlassero mai in casa della strage perché avevano scoperto di essere intercettati smontando il citofono e trovando le microspie, il che fa pensare anche che cercassero di celare le proprie colpe.
E allora è possibile che Olindo avesse scoperto di essere intercettato smontando il citofono e che quindi fosse molto guardingo sulle cose da dire? La risposta è no, non è possibile. E oggi siamo in grado di documentarvelo. Perché non appena riappaiono le intercettazioni della coppia, ecco che emerge a cosa si riferisse Olindo parlando del citofono. Un dettaglio, e questo è davvero incredibile, che i carabinieri che hanno evidenziato il brogliaccio conoscevano benissimo. Il 16 dicembre 2006, infatti, a casa di Olindo e Rosa c'è la vicina Margherita Alessio. Sono le 16:20 e lo spazzino spiega cosa sia successo al citofono nei giorni precedenti, quando, ricordatevelo bene, le intercettazioni in casa della coppia erano scomparse e l'accusa ha utilizzato quell'assenza per allungare i sospetti su Olindo e Rosa. Ascoltiamo con attenzione. Allora che? Vuol dire, l'altro ieri ancora, no? C'era il citofono, abbiamo sentito, sai quando si guardano i citofoni? Allora è venuto dentro un carabiniere che se ne intendeva un po' per far cessare il rumore che sembrava la sirena, abbiamo tagliato i fili, li abbiamo scocciati e il rumore è sparito. Allora io cosa faccio? Il giorno dopo telefono all'amministratore e gli dicono, mi mandi quello dei citofoni perché qui non fa niente. Nel frattempo qui fuori e fuori sul cancelletto metto su un cartellino, qua sul mio citofono, perché se arriva qualcuno è inutile che stia a suonare, se no va. Sul giornale cosa hanno scritto? No! Che la gente qui praticamente ne ha piene le scatole dei giornalisti e pur di non rispondere ha messo del campanello e guasto. Invece è guasto per me. Ieri pomeriggio, finalmente, no? Ieri pomeriggio finalmente arrivano le due quelli che hanno fatto l'impianto qui, no? E hanno detto che molto probabilmente è saltato da lì, magari con l'acqua, con fuoco, è saltato da lì. Allora mi hanno messo a posto, quello di fuori, parlo, rispondi tutto, questo qui si sente solo il campanello perché devono andarmi là a lavorare ma non li lasciano entrare perché tutto non è posto. E quelli hanno messo su che noi per non essere disturbati mi hanno scritto che sono quanti campanelli. Quindi i carabinieri sapevano perfettamente cosa fosse successo al citofono, perché lo avevano smontato loro. E successivamente erano pure intervenuti i tecnici a sistemarlo, solo che questo sul verbale dei carabinieri non c'è. E come sia stato dunque possibile dire e scrivere quelle cose contro Lindo e Rosa in merito ai discorsi fatti in casa, resta un mistero. Naturalmente torneremo a farvi ascoltare l'ultimo mese da liberi di Olindo e Rosa, perché come avremo modo di raccontarvi più avanti, ci sono molte altre anomalie nelle loro intercettazioni e tali anomalie costituiscono soltanto la punta di un iceberg, perché è vero che questo è solo l'inizio di un viaggio nell'orrore, come fu definito nel processo di primo grado a Como, ma è un orrore in cui l'aspetto meno inquietante probabilmente è la strage.